Buonasera, a nome di Biblioteca Sala Borsa ringraziamo Bao Publishing e Mondadori Bookstore per aver contribuito alla realizzazione di questo incontro e diamo il benvenuto a Michele Foschini e Zero Calcare. Grazie, ma non in quest'ordine. Ciao Michele. Ciao. Ciao. Ciao, grazie a chi ci ospita e grazie a chi è venuto, un sacco di persone. Grazie a chi ci ha nutrito. Siete tanti perché qui ci sono i trasporti pubblici, maledizione. Questa cosa farà diventare lunghissimo questo evento, però vabbè, meglio così. Senti, è un po' che portiamo in giro, sono 3 settimane giuste che portiamo in giro il racconto di questo racconto. Quindi leviamoci subito il dente e per prima cosa spieghiamo perché non sei un collezionista di popoli sfigati, chi sono gli Yezidi e cosa ti è saltato in mente di andarli a trovare un anno e mezzo fa ormai. Io non so mai se questa cosa serve ancora o no, nel senso che nelle prime presentazioni la gente che non aveva letto il libro non c'aveva idea di chi fossero gli Yezidi proprio e andava un po' spiegata. Cerco di farla super breve perché magari c'è qualcuno che non sa un cazzo di niente e quindi almeno capisce di che cosa stiamo parlando, se no rimane proprio tagliato fuori. Allora, gli Yezidi sono una popolazione che sta nel, cioè che è originaria, diciamo, del nord dell'Iraq, di un posto che si chiama Shengal. Non sono esattamente curdi, nel senso che non parlano curdo, stanno in un territorio che è limitrofo o dentro addirittura, secondo certe interpretazioni, al Kurdistan, ma hanno una religione diversa, molto antica, di tipo, secondo alcuni, zoroastriano, pre-islamica, eccetera, che ha fatto sì che li abbiano massacrati tante volte nel corso dei secoli, definendoli eretici, satanisti o quant'altro, e questa cosa nel 2014 in realtà gli è valsa un massacro da parte di ISIS che è stato riconosciuto come genocidio dall'ONU, dove sono state uccise migliaia di persone, migliaia di donne sono state stuprate, migliaia di donne e di bambine sono state stuprate, rapite e vendute come schiave sessuali e migliaia di loro non sono ancora state ritrovate, tra l'altro, quindi sono ancora prigioniere da qualche parte, probabilmente in Siria, ma non si sa neanche bene esattamente dove. E chi doveva difenderli, trovandosi Shengal sul territorio iracheno, quindi in teoria l'esercito iracheno oppure il Kurdistan iracheno di Barzani, che è, diciamo, l'autorità regionale che confederale che ha giurisdizione su delle zone là vicino, li dovevano difendere, invece sono scappati quando è arrivata ISIS e hanno fatto massacrare queste migliaia di persone che sono state aiutate soltanto dai guerriglieri curdi del PKK che sostanzialmente hanno tenuto a bada l'ISIS e aperto un corridoio per fare scappare queste persone. Questi Yezidi e queste Yezide si sono unite in Siria alle YPG, le YPG curde del Rojava, si sono ritornati armi in pugno a Shengal, hanno cacciato l'ISIS e lì hanno provato a formare una società che si ispirasse ai valori del confederalismo democratico del Rojava, quindi della liberazione della donna, della convivenza tra tutte le religioni, della distribuzione delle ricchezze, eccetera. Questa cosa qua li fa stare sul cazzo alla Turchia sostanzialmente, che li considera amici dei turchi, amici dei curdi, scusate, e quindi terroristi, e quindi li bombarda ormai settimanalmente. E ovviamente non va bene neanche allo Stato centrale iracheno, che dice voi non potete essere un'enclave autogestita all'interno del territorio nostro, quindi dovete disarmarvi e far tornare l'esercito iracheno lì. Loro dicono noi non lasceremo più, che non delegheremo più la nostra difesa a qualcun altro perché voi siete quelli che ci hanno fatto massacrare, quindi noi non ci disarmiamo perché d'ora in poi ci vogliamo difendere da soli. Questo è il quadro di questa roba, che diciamo il rapporto che ci hanno coi curdi stretto per questi motivi è il motivo per cui i curdi mi hanno detto a un certo punto tu devi andare là, perché quando un anno fa, quando stavamo andando lì, stavano scadendo gli ultimatum, sembrava che da un momento all'altro dovessero Shengal dovesse essere invasa o dalla Turchia o dall'Iraq, eccetera, e quindi loro stavano cercando una serie di persone che fossero attivisti, giornalisti, fumettisti, nel caso mio persone che potessero raccontare quello che succedeva lì per accendere un riflettore prima che la situazione precipitasse.
E quindi io, essendo psicologicamente suddito della comunità curda romana, mi hanno detto devi andare là e io sono andato là. Questo è il tema. Tu racconti nel libro, che l'abbiamo raccontato in queste settimane, anche della difficoltà pratica di spostarsi in territorio iracheno per le differenti competenze territoriali, ma pure burocratiche a un certo livello. In qualche modo voi stavate venendo da sud. Quali sono i canali di comunicazione che hanno gli yezidi con i curdi del PKK geograficamente? E visto che i turchi li stanno targettizzando in maniera chirurgica con i droni, non è difficile per loro mantenere i contatti con il PKK senza farli cadere in un'imboscata? Allora, diciamo che il nord dell'Iraq c'ha tutta una serie di catene montuose che sono, su molte di queste, in realtà sono le montagne che stanno a cavallo tra la Turchia, l'Iraq, l'Iran, e sono i posti dove il movimento di liberazione curdo e PKK da sempre ha degli insediamenti, delle basi, eccetera. Quindi sono i canali attraverso cui si spostano anche la guerriglia, eccetera. Ovviamente, allora, Schengen adesso, proprio per evitare, considerate che i curdi funzionano in un modo, cioè, quando io dico i curdi intendo sempre quella parte specifica, cioè quelli che fanno riferimento al pensiero di Öcalan e del confederalismo democratico, del Rojava, eccetera. Quindi loro non è che vanno nei posti e li conquistano e impongono il loro dominio. Anche in Siria, dove hanno liberato delle città dall'ISIS, poi una volta che la cosa era messa in sicurezza, che le case erano state bonificate all'ISIS, eccetera, di fatto loro stabiliscono delle assemblee quasi costituzionali, cioè non so come dire, delle assemblee dove ci stanno tutte le parti politiche, religiose, sociali, etniche pure, che compongono quella cosa, si siedono a un tavolo tra pari e in qualche modo viene deciso lì che tipo di governo c'ha la città, come si distribuiscono le cariche, eccetera. È ovvio che in un posto dove c'è stava l'ISIS, chi ha collaborato con l'ISIS ci avrà probabilmente meno peso con chi ha liberato la città, però loro usano, cioè, vuol dire, non è che mettono la loro bandierina e comandano loro. Questa cosa vale per esempio pure per Schengal, cioè Schengal, gli yezidi che hanno riconquistato casa loro hanno declinato la loro forma di confederalismo democratico, che non è necessariamente identica a quella del Rojava o come la vogliono quelli del PKK, è la loro forma. Quindi non è che il PKK, diciamo, controlla nessuna di quelle zone, però è militarmente un sostegno molto grosso in caso di attacchi d'esercito, eccetera. Cioè tutte le volte che questi posti qui sono stati minacciati dall'ISIS tipo Schengal, ma anche il Rojava, eccetera, i rinforzi militari che hanno permesso poi di spostare la bilancia spesso sono venuti dalle montagne, cioè le montagne sono la garanzia che quei posti possano resistere. Sono anche una forma di confine più difficile da controllare e pattugliare per chi li vuole. Da terra sono praticamente imprendibili, nel senso li puoi bombardare, però è difficile che degli eserciti, dei carri armati possano inerpicarsi su per le montagne. E ricordiamo che una delle ragioni per cui per gli yezidi, al di là della riconoscenza nei confronti di chi li ha salvati nell'ora più buia, una delle principali ragioni per abbracciare l'idea del confederalismo democratico è che la loro regione è stata esclusa dai referendum sull'autodeterminazione della nuova costituzione irachena, che invece, appunto, essendo costituzionalmente sanciti, dovevano in teoria riguardare tutte le regioni con specificità del paese. Sì, in teoria Schengal, quando è caduto Saddam Hussein, che hanno fatto la spartizione dell'Iraq e hanno per esempio stabilito che il Kurdistan iracheno avesse diritto alla sua autonomia, eccetera, ci sono delle città anche specifiche, tipo Mosul, Schengal, che dovevano essere soggette a un referendum in cui decidevano sotto quale giurisdizione stare, se stare, diciamo, autonome, se andare con lo Stato centrale, se andare con la parte curdo-irachena, eccetera. Questo referendum non è mai stato attuato, ma non soltanto, in realtà tutto il potere politico in Iraq è rigidamente diviso per cercare di mettere d'accordo tutti. Quindi mo ci sta, per esempio, il presidente della Repubblica irachena deve essere curdo, il primo ministro
deve essere sunnita, il ministro di quell'altro deve essere sciita, cioè quell'altro deve essere cristiano, cioè hanno tutta una divisione, e gli yezidi in realtà, non essendo riconosciuti come religione dallo Stato, non hanno diritto a nessun tipo di rappresentanza all'interno dello Stato iracheno formalmente, quindi in realtà comunque continua una discriminazione molto forte nei confronti loro. E sono una spina nel fianco anche ideologica, e anche per questo probabilmente è facile abbracciare passivamente l'atteggiamento turco di cancellazione di un'anomalia culturale, che però per i turchi è un vessillo politico, il bisogno di pacificare, purificare il loro territorio, ma stanno agendo oltre i confini. Come lo giustificano davanti alla popolazione irachena, il fatto che sconfinano per dare la caccia ai sostenitori dei curdi? La Turchia non gli frega un cazzo e giustifica niente, nel senso che loro sostanzialmente dicono: quelli sono terroristi, noi andiamo a colpirli, non si pongono il problema. Semmai la questione è come la classe dirigente irachena può giustificare alla popolazione che lascia che uno Stato straniero invada e entri, violi la sovranità di un paese e bombardi quel paese. E la verità è che sono una classe dirigente che ha metà dei loro soldi averi in banca in Turchia, e quindi stanno zitti perché dipendono strettamente da Erdogan. Ma c'è una forma almeno verbalizzata di solidarietà nei confronti degli yezidi in Iraq, o lasciati a loro stessi da tutti? Questa cosa è molto difficile da capire, nel senso che di base l'impressione è che non gliene frega un cazzo a nessuno. Quello che gli yezidi, allora, una roba come quella lì non succede per caso, cioè un genocidio non succede se non c'è effettivamente un sentimento quantomeno di diffidenza verso quella cosa. Tutto il tema di questa roba che è abbastanza assurda, io adesso ne parlo, cercherò di parlarne il più seriamente possibile, ma parlare seriamente di questioni religiose per me è molto complicato. Loro hanno il, stavo per di stanno in fissa, ma in realtà non è stato in fissa, venerano il cosiddetto angelo pavone, che è l'angelo caduto, ma non caduto in senso luciferino, ma quello che è sceso, diciamo, tra gli uomini per un processo democratico tra virgolette, cioè che è venuto all'altezza degli uomini per aiutarli e per non elevarsi sopra, eccetera. E questa cosa qui in realtà però dai monoteismi viene vista come l'angelo cacciato dal paradiso perché è cattivo, eccetera, e quindi viene considerato appunto satanista in questo senso. E loro hanno comunque uno stigma addosso, cioè gli yezidi sono comunque vivono di questo pregiudizio qui, quindi poi io non lo so se effettivamente quanto questa cosa sia diffusa in Iraq tra le persone, diciamo la gente normale, eccetera, ma che ci sia una cosa grossa che ha fatto sì intanto che fossero massacrati, ma che fossero massacrati anche con sostanzialmente, cioè i racconti della notte del massacro sono orribili. Poi io su questa roba non l'ho raccontata dentro il libro perché non so mai, cioè sono testimonianze di voci che ti hanno raccontato questa cosa, eccetera, però chi è scappato lasciando massacrare gli yezidi prima ha chiesto agli yezidi di consegnare le armi, cioè l'esercito, anche i peshmerga di Barzani del Kurdistan iracheno prima si sono fatti consegnare le armi dicendo: dateci le armi così abbiamo più armi per difendervi. Poi sono scappati, ma qualcuno scappava ridendo, cioè dicendo: mo so cazzi vostri, arrivederci e grazie. Quindi insomma, diciamo che legittimamente gli yezidi pensano: noi col cazzo che adesso ci disarmiamo e lasciamo, anche perché in tutto questo diciamo tutto intorno agli yezidi stanno popolando campi profughi e cittadine, eccetera, le stanno ripopolando da familiari dell'ISIS, ex combattenti, quindi magari c'è questi campi profughi dove è pieno di figli, mogli, di gente dell'ISIS, che chiaramente in realtà sono imbevuti di cultura jihadista, quindi in realtà c'è tutto un clima d'odio intorno a loro che gli si ricrea intorno, per cui è legittimo che loro pensino: noi non lo sappiamo se tra 2 anni qualcuno non riprova a massacrarci. E questa cosa sembra avere pochissime ripercussioni
su qui e ora, però poi non è in realtà così lontana, perché quel tipo di instabilità sociale in quelle terre non solo porta al plateale esempio di situazione di attentati in Europa, che forse solo la scacciata dell'ISIS in quelle zone ha fermato almeno per ora, ma effettivamente ha anche un effetto su una diaspora interna in quelle nazioni che la Turchia ha ben voglia di provare a fermare in cambio dei benefici che l'Europa le dà, perché sta comunque aiutando a esacerbare un problema che a un certo punto spingerà ai suoi confini. Questa cosa è qualcosa che è percepita sul campo lì o la vediamo solo da fuori perché la temiamo? No, è percepita molto sul campo lì, nel senso che il ruolo della Turchia lì intanto è macroscopico, cioè mentre noi possiamo far finta di niente perché così ci andiamo in vacanza e ci abbiamo rapporti commerciali, diplomatici, eccetera, lì ci sono, intanto bisogna considerare che tutte, l'ISIS esiste ancora, cioè in cellule dormienti, però gli attacchi ci stanno ancora e gli attacchi sono sempre coordinati con la Turchia, cioè nei momenti in cui la Turchia bombarda, specie nel nord della Siria, e mette in difficoltà, magari isola una città bombardandola, è il momento in cui le cellule dormienti dell'ISIS magari fanno gli attacchi lì. In più quello che sta facendo la Turchia adesso in quelle zone dove è, diciamo, è riuscita a rovesciare le città che erano state liberate dal confederalismo democratico, lì dentro ci ha rimesso degli altri jihadisti che magari non so quelli dell'ISIS, so quelli di Al-Qaeda o di Al-Nusra, però insomma è sempre quel tipo di ideologia jihadista lì. E comunque dalla Turchia c'era praticamente un'autostrada che arrivava fino a Manbij, da cui la Turchia faceva entrare jihadisti come gli pareva, insomma, cioè proprio faceva entrare petrolio per i jihadisti e faceva entrare tutti loro, e questa roba era proprio macroscopica. Essendo il 2022, ovvero l'epoca in cui si deve spiegare tutto perché niente è scontato, e questo è il punto in cui dei puntini rossi compaiono sui nostri petti, quando diciamo la Turchia intendiamo il governo turco, anche perché quelle decine di migliaia di giornalisti in galera in Turchia spiegano che non ce l'abbiamo con il popolo turco. In mezza Turchia sta in galera, quindi è ovvio che il problema non sono i turchi, cioè ci sono tantissimi turchi che si oppongono a questa cosa. Secondo te, vabbè, devo arrivare a questo punto, i vecchi, lo sai. I vecchi. C'è, cioè, il terrore che ci sono, non chiederò se ci sono dei vecchi in sala, ma ci sono alcuni dei vecchi che stavano in Iraq con me in sala. Ok, allora possiamo... Conoscenti o parenti o nipoti? Avete parenti nell'Alessandrino? Sei parente o conoscente? Conoscente, ok. Allora poi puoi raccontare questa cosa. Per chi ha letto il libro, per gli altri non è uno spoiler, un altro gruppo che era parte della delegazione ma non ha viaggiato con voi erano appunto questi pensionati della provincia di Alessandria, membri di un'associazione filo-curda che andavano a consegnare i fondi per la costruzione di un ospedale. Al momento non ci sono ospedali a Shangal causa bombardamenti. Sì, c'era un ospedale ma è stato bombardato, quindi non ci sono più ospedali a Shangal. Quindi poi questi vecchietti di Alessandria sono lì che agitano il pugno nel Monferrato dicendo maledizione tutti i nostri sforzi, e che in qualche modo sono stati sia, se vuoi, un po' uno scudo umano, perché facevano del vostro gruppo un gruppone, quindi farvi sparire in un... In realtà gruppone non è bene se cerchi di passare inosservato. Secondo me uno dei motivi per cui a un certo punto ci continuavamo a fermare è perché un conto è che c'è una macchina strana, ma un conto è se ci stanno 45 macchine una dopo l'altra, qualcuno si accorge. Poi però, no, tipo quattro. Tu capisci che comunque se dalle 45 macchine scendono 100 pensionati europei fa comunque uno strano colpo d'occhio alla cosa... Io fossi al checkpoint vi lascerei passare pensando che no. Sì. Ma? Quello che dico sempre è che è stata una fortuna che ci fossero loro, perché hanno salvato la dignità, diciamo, di questa carovana, ma dal momento che, nel momento in cui vieni sequestrato da una milizia sciita che te leva i telefoni, i passaporti, te porta in una caserma dell'intelligence irachena dove uno con la maglietta della Juve ti punta un fucile in faccia e parlando turco, quindi probabilmente dei servizi segreti turchi, eccetera, e gestiti da turcmeni che non, di cui non capivamo esattamente la collocazione, eccetera, con
contenti del fatto che non ci avessero comunque quantomeno aperto le borse, perché se ci aprivano le borse e trovavano tutta una serie di materiali probabilmente avrebbe aggravato ulteriormente la situazione. Io che ho, se smetto di fare questi tour, circa 40 anni di vita davanti a me, ritenevo che tenere un profilo basso era una roba di buonsenso, mentre loro, che ne hanno evidentemente morti di meno e quindi questa cosa gli abbassa lo spirito di autoconservazione, si sono messi a baccagliare con ogni cosa, e come se veramente come alla fila alle poste, e però con uno spirito anche molto combattivo e anche quasi letteralmente con lei non sa chi sono io, ma chi sono io era letteralmente un pensionato di Alessandria, cioè nient'altro. E però questa cosa qui tutto sommato ha fatto sì che se questa roba è sembrata avere un po' di schiena dritta è stato effettivamente grazie a loro, perché io sarei effettivamente stato molto più remissivo. Tra l'altro l'ho detto inizio tour, lui ha, per creare continuità interna tra i suoi lavori, creato un falso mito, perché due anni fa nella storia sulla cancel culture facesti un esempio per dire una persona X, il signor Adalgiso di Casale Monferrato, e il giornale Il Monferrato scrisse: Zero Calcare onora la nostra città citando un nostro concittadino. Era palese che l'articolista sapeva che era un personaggio immaginario, ma ha scritto tutto un trafiletto come se fosse una persona vera. Poiché nel parlare dei vecchietti a un certo punto gli fai dire a uno degli altri personaggi: Adalgiso, per favore, sii ragionevole, io sono certo che adesso si è creata una caccia all'uomo a Casale Monferrato per trovare questo eroico pensionato che ha salvato la missione, oddio, li ha messi pure in pericolo. Nel momento in cui è cominciata la fase di ritorno di questo viaggio, e quindi avevi capito che tutto sommato non vi avrebbero consegnati a una milizia, abbandonati a voi stessi o altro, quale hai pensato che fosse la funzione che avevate servito per chi vi aveva seguito per tutta la prima metà del viaggio? Per gli spioni? Sì. Ok. E in realtà per me quello è stato il momento peggio. Chi ha letto il libro, chi non ha letto, pazienza. A un certo punto c'è una spia irachena, due in realtà spie irachene, che ci hanno seguito per tutto il tempo, all'inizio con l'inganno, e poi ci hanno detto: guarda, noi siamo spie, noi adesso vogliamo vedere chi andate a incontrare, documentiamo tutto, vi filmiamo per tutto il tempo, dormiamo, cioè adesso ci facciamo tutti i cazzi vostri per capire bene cosa state facendo. Cosa che evidentemente lì per lì ci ha gettato nello sconforto e nel panico di stare portando le spie da quelli da cui andavamo. Però invece i nostri sono stati tutto sommato molto più tranquilli, cioè ovviamente hanno rimodulato alcuni incontri che dovevamo fare, ma c'era anche la consapevolezza del fatto che quella era la controparte. Se loro non vogliono vivere per sempre in guerra, ma vogliono avere una sorta di federalismo prima o poi, in qualche modo dei rapporti diplomatici con i vicini ce li devono avere. E io ho l'impressione, però qui entriamo nel campo delle ipotesi, nel senso che nessuno saprà mai. Non so neanche se quello che ci seguiva, Giancarlo, mo adesso è vivo, è morto, magari in questo momento sta torturando qualcuno in uno scantinato, non so niente. E io ho l'impressione che loro, era la prima volta che avevano, diciamo, accesso in una maniera aperta a quella situazione, cioè in cui si parlavano anche un po' francamente e vedevano delle cose non in veste nascosta di spie con i satelliti, con qualcuno che gli racconta eccetera, ma in cui si presentavano dicendo chi erano e osservavano delle cose. Quello che loro si sono portati a casa da questa cosa, secondo me, è da una parte il fatto di documentare che effettivamente chi va lì a fare queste delegazioni è organicamente parte di quel progetto di autonomia, e quindi ha fatto sì che subito dopo che noi siamo andati via hanno di fatto bloccato tutte le delegazioni estere che provavano ad andare a Schengen, nel senso che quelli subito dopo noi erano dei tedeschi che sono stati fermati in aeroporto, non li hanno fatti uscire dall'aeroporto, degli altri sono arrivati in albergo Erbil, sono stati circondati dai militari col fucili spianati sotto l'albergo che non li facevano uscire per quasi una settimana. Insomma, diciamo che mi sembra che hanno capito che quella roba lì era da finire.
Poi hanno fatto pure una roba di seminamento di zizzania, perché comunque a noi... Vi hanno costretto a parlare con gli esponenti dei partiti di opposizione, per esempio. Sì, e ci hanno fatto le foto pubblicandole sui giornali, per cui poi gli amici nostri dicevano: scusate, ma voi siete venuti qua per aiutare noi e poi vi fate le foto spot elettorali con quegli altri. Dicevano: ma io che cazzo ne so chi erano questi, a questi mi hanno costretto ad andare là, mi hanno sequestrato, mi ha portato in macchina, che cazzo devo dire? Però questa roba ovviamente in quella dinamica è molto complicata e basta veramente poco poco per incrinare anche dei rapporti, eccetera. Quindi la loro missione era un po' questa, secondo quindi me. È stata un po' raccolta di intelligence e un po' anche mandare il messaggio: guardate che possiamo pervertire i vostri sforzi e se continuate in questa direzione, anche se ve lo permettiamo, possiamo rendervi le cose ancora più difficili. Ma cosa sperano? Che se ne vadano? Cioè che gli yazidi un giorno dicano ciao, emigriamo? No, loro penso che puntino a... cioè il singhiozzo, scusatemi. E loro, lo Stato iracheno non fa arrivare un centesimo a Schengel, quindi non fa arrivare i soldi per le strade, per l'illuminazione, per gli ospedali, per le scuole, non fa niente. Tutto quello su cui si regge Schengel sarebbero le tasse, ma non c'è niente da tassare perché sono tutti poverissimi, quindi si regge sui soldi della diaspora, cioè dei soldi che arrivano. Esatto. E poi c'è una microeconomia locale, ma veramente micro. E loro quello che puntano a fare sostanzialmente è far scontentare la popolazione tantissimo dell'autonomia di Schengal, dicendo: vedete, dove ci stanno loro non c'è niente, e buttano invece soldi nel distretto, quello invece che è ancora governativo, buttano soldi là per vedere: vedete, invece lo Stato è buono, e lo Stato, se ritornate con lo Stato centrale, vi ridiamo l'illuminazione, eccetera. Penso che il disegno è un po' quello. È una situazione francamente abbastanza assurda, soprattutto perché hanno beccato tipo l'ideologia più cocciuta e coriacea e meno inquadrabile di quel pezzo di universo. Ogni tanto tu fai, non dico niente di strano, un complimento molto obliquo ai curdi, dicendo è che sono proprio dei pazzi marxisti, nel senso c'hanno un'idea estremamente precisa e da quello non deviano, no? Non sono più marxisti, attenzione. Il nuovo paradigma ormai è molto più libertario, diciamo. Mm-hmm. Era quello storico loro, quello dei tipo più marxista. Adesso sono stati influenzati da un sacco di altri pensatori pure, eccetera. La cocciutaggine non è diminuita. Non è diminuita, ma comunque la verità è che tu puoi mettere soldi quanto ti pare sulle cose, ma... Comunque la realtà di Schengal era, per esempio, che le donne non potevano andare a scuola, non studiavano, cioè c'era quasi il 100% di analfabetizzazione, di analfabetismo femminile, che ha provocato il fatto che, per esempio, molte donne sono state massacrate perché intanto non giravano da sole, quindi non sapevano dove scappare perché gli uomini erano stati radunati e fucilati, loro non sapevano dove andare e non riuscivano a leggere i cartelli, quindi finivano in mano ai loro rapitori spesso. Adesso comunque c'hai a Schengel tutte le ragazzine, chiaramente vanno a scuola da quando sono piccole, ma c'è le scuole che sono piene anche di donne dei 40 anni, eccetera, che recuperano e si istruiscono, eccetera. Quindi per quanto tu puoi averci l'illuminazione da quella parte là, quando tu sai benissimo qual era l'alternativa a quello che stai vivendo adesso, comunque è difficile convincerti che tutto sommato va bene che comprarti con l'illuminazione. Anche perché comunque il fatto di un popolo che riesce ad automigliorare le proprie condizioni e che non dipende da un'influenza esterna per questo fa ancora più paura in un territorio dove le affiliazioni quasi feudali sono... tutto per i rapporti di potere e permettono anche di coesistere a realtà diversissime come quelle che documenti nel passare gli strati di burocrazia culturalmente differente. Ora che vi abbiamo ammorbati fino a questo punto, poiché sono 2 anni che non chiacchieriamo con voi, è il momento in cui vi potete fare delle domande, però non sentitevi in obbligo di lisciarvi la cera per i baffi e sistemarvi gli occhiali a pince-nez per fare domande su questo tema, potete chiedere qualunque cosa. Ovvio che se la prima domanda è una stronzata siete delle brutte persone, però se l'ultima domanda non è una stronzata siete delle persone ancora più brutte, perché mi sembra il caso che interagiamo. Sì, fate domande su quel cazzo che vi pare, non è che dovete essere tutti esperti a giocare, cioè nel senso, che ne so, boh,
No, sembra che ve costringiamo. Anche perché diciamo che di cose ne sono successe negli ultimi 2 anni, per cui c'è una quantità di cose di cui far lamentare il dottor Calcare che potrebbe deliziarvi. Se volete, credo che ci sia un gelato per farvi parlare, o altrimenti potete alzarvi e decantare con di diaframma la vostra domanda. Questa tu indichi qualcuno? Seconda fila. Ma è quello che indicavi tu? No, non è. Però intanto ci siete, l'altra persona non l'abbiamo vista. Allora, cosa pensano di noi? Io lo trovo abbastanza incredibile, nel senso che la responsabilità dell'Italia sulla vicenda curda è terrificante. Cioè, Öcalan nel 99, il presidente del PKK, è arrivato in Italia, l'Italia lo ha di fatto, per levarsi questa patata bollente, lui, Öcalan, richiedeva l'asilo politico, l'Italia l'ha mandato via e ha fatto sì che nel giro di qualche settimana fosse poi arrestato ai servizi segreti turchi e adesso da 23 anni si trova in isolamento nel carcere di Imrali. E questo è il governo D'Alema nello specifico. Quindi mi sembra un... e poi tra l'altro beffa delle beffe, ho cambiato accento, un altro ho detto beffa, un'altra beffa perché non so come si dice, e gli hanno, dopo che lui era stato arrestato, l'Italia gli ha riconosciuto il diritto d'asilo, quando ormai evidentemente era troppo tardi. Il punto è che i curdi, invece di avercela a morte con noi per questa cosa, sono invece incredibilmente grati e cerimoniosi verso l'Italia e addirittura pure verso D'Alema. Nel senso che tutto sommato loro dicono, allora nella loro lettura l'Italia è un paese che si è trovato di fatto, cioè che è stato, che ha ospitato Öcalan, anche che era contento, ma che è stato generoso nell'ospitare Öcalan, ma poi è stato costretto, siamo stati costretti a mandarlo via perché siamo stati investiti da incredibili pressioni internazionali e addirittura i curdi hanno quasi un senso di scusa per il fatto di averci esposti a quelle minacce da parte della Turchia e a quelle cose, che quando ci raccontano sta roba, noi è incredibile questa roba, però apparentemente è così. Devo dire che l'Italia ha fatto l'unica cosa buona che ha fatto questo paese per quelle zone, è stato che delle persone sono andati fattivamente a aiutare e a combattere l'ISIS insieme a loro. Una in particolare è Lorenzo Orsetti, che è morto combattendo contro l'ISIS a Deir ez-Zor, e credo che abbia salvato agli occhi della storia quel poco che c'era da salvare, diciamo, da queste parti. Nella chiacchierata fiorentina la prima persona a parlare è stata la mamma di Lorenzo e quella sera siamo stati grevissimi. È stato un intervento molto bello e importante, quando ha detto quella cosa che hai ricordato poi anche tu, quella del fatto che mamma qua si divide tutto, se c'è un pezzo di pane e siamo in 30 ognuno mangia una briciola, e devo dire che ha dato il là alla serata, ma è stato anche un pugno nello stomaco necessario per chi c'era. Domande? No. Ciao. Tu sei la quinta colonna dei pensionati qua dentro. Esatto. Faccio la domanda come conoscente di Mirka Garuti di Modena, che saluta molto. Chi? Mirka Garuti. Oh, Mirka di Modena. Ciao, bella. Stasera doveva essere qua. A lei voglio un sacco bene comunque. Adesso è responsabile della rete Kurdistan Emilia Romagna, quindi immagino, doveva essere qua, ma aveva i nipoti. Salutamelo un botto. Sì, sì, sì. Ah, e allora, lei raccontava di un incontro alla Casa delle Donne a Schengen, diceva che tu non c'eri, non ti ricordo per quale motivo, e 4 donne dicevano che hanno ancora dei parenti nelle fosse comuni e dicevano con Mirka, quando tornate in Italia, perché non fate parte? Aspetta, parla più vicino perché lo sento male. Sì, scusa. Lei a Schengen diceva che in un incontro alla Casa delle Donne, sì, dove tu non dice che non c'eri, non si ricorda perché. Mi stavo a fare le canne, però poi ti dico perché vai. Hanno detto che hanno ancora dei parenti nelle fosse comuni di Ascenda e le hanno chiesto al ritorno in Italia di far partire una petizione per chiedere al governo iracheno di aprire queste fosse. Poi la cosa è un po' caduta lì, allora con Mirka si diceva perché adesso magari sull'onda del successo del libro potrebbe essere il momento
di far partire questa petizione. È ancora un'idea molto embrionale, però insomma, un parere su questa idea. Allora, posto, mi giustifico, io non c'ero a quell'incontro perché era esattamente nel momento in cui quella spia di merda ci ha portato, ci ha sequestrato a me e a Manolo e ci ha portato prima dall'ufficiale iracheno e poi al partito dei filo iracheni, e quindi siamo arrivati che loro già avevano finito quell'incontro lì. E allora sì, nel senso, c'è questo tema dei fosse comuni, ancora tante fosse comuni che non sono stati aperti, dei corpi non riconosciuti, per cui evidentemente servirebbe un impegno almeno dello Stato iracheno e pressioni internazionali per fare questa cosa. Io purtroppo ti devo dire una cosa, questo libro sta andando bene, chiaramente, nel senso che è andato bene di vendite, c'è un sacco di persone, eccetera. Io la percepisco molto forte la differenza, al netto della qualità del libro, che può essere inferiore, superiore, ma al netto di come è fatto qualitativamente il libro, io percepisco molto forte la differenza che c'era tra parlare di curdi quando è uscito Kobane Calling, ovvero in un momento in cui c'erano un sacco di attentati in Europa, tutti parlavano di quello che succedeva lì a Kobane, eccetera, e parlare di Yezidi 8 anni dopo, quando nessuno si ricorda più niente di quella guerra lì e abbiamo, diciamo, riflettori, occhi e orecchie soltanto su quello che succede in Ucraina e Russia. E per quello ti dico che al netto del successo commerciale di questo libro, io ho l'impressione che è molto più difficile aprire uno spazio politico di dibattito e di dialogo su quella cosa là. E poi cioè questo libro comunque è pensato come uno strumento, quindi usiamolo per, se vogliamo fare questa cosa facciamola, ovviamente tutte le cose che io posso mettere a disposizione per questa cosa le metto, come penso che faranno tutti quelli che si occupano di questo tema. Però secondo me è proprio difficile in questo momento bucare su questa cosa. Lì c'era una mano che lei indicava, ma io non ho capito. Ah, lì. Ciao. Lì. Se posso, ti volevo fare due domande. Una è un po' più leggera, diciamo, una curiosità. L'altra invece riguarda il viaggio in sé. Mi sembra che rispetto al primo viaggio hai avuto un po' più problemi, diciamo, con i militari, i servizi segreti del paese in cui sei stato. Per cui pensi che questa cosa ti possa precludere altri viaggi in quelle zone nei prossimi anni? Cioè, perché ad esempio adesso hanno visto la tua faccia, sanno chi sei, oltre ai documenti, anche il fatto che sei un fumettista, che questa cosa ti renda più riconoscibile? Invece l'altra domanda è, cosa mangiavi? Allora, no, sì, è effettivamente più complicato, dopodiché va a sapere, nel senso che al momento i problemi più grossi ci ho avuto di entrare in America, è il vero, però in teoria metà delle persone mi dicono che non posso entrare in Turchia, per dire, l'altra metà mi dice che posso entrare senza problemi. In Iraq non si capisce, noi siamo stati comunque riconosciuti in quel modo, alcune persone che sono provate a entrare dopo di noi sono state fermate, una persona invece che ci ha riprovato è riuscita a passare. È tutto molto complicato e dipende anche un po' dai momenti, cioè queste sono delle maglie che si allargano e si restringono a seconda dei periodi. Per esempio anche l'Iraq, passare da Soleimania è un conto, passare da Erbil è un altro conto, che cazzo ne so, non lo so, effettivamente comincia a diventare un po' più complicato entrare e arrivare in quelle zone là. E che mangiavo? Loro ci hanno come assoluta... La vera risposta è tutto se non mi ammazzavano. Sì, esatto, no, la prima cosa è che siamo stati istruiti sul fatto che rifiutare il cibo dagli yezidi è tipo, immagina tipo una nonna calabrese ma per 100.000, perché per loro se rifiuti il cibo fai parte di quelli che lo rifiutano perché pensano che loro sono impuri e quindi li stai offendendo a morte.
e quindi loro ti continuano, però finché vedono, cioè se vedono che non c'è più niente nel piatto te lo riempiono subito, e quindi devi fare sempre in modo di mangiare ma lasciare comunque qualcosina, cioè tipo il boccone del prete che lo devi mangiare proprio all'ultimo prima di alzarti, sennò teorie complicatissime la gestione di questa cosa. E poi c'è il fatto che per noi che eravamo ospiti comunque, che ci tenevano a trattarci bene, ci cucinavano l'agnello, soltanto che noi 3 ore ci vuole di macchina per andare da Erbil a Schengel, ma noi ci abbiamo messo 4 giorni praticamente, perché ci continuavamo a mandare indietro, però ogni volta noi pensavamo di stare per arrivare, quindi ogni volta dicevamo, oh, cioè loro a ogni pasto praticamente ammazzavano una capra per darci da mangiare, però non arrivavamo mai, e quindi alla fine ci dicevano, noi non abbiamo più capre adesso, quindi cioè, o arrivate e non sappiamo più che cosa darvi da mangiare. Però ho mangiato molto agnelli. No, tutti gli agnelli che avevano più o meno a questo punto. A questo punto, sì. Siamo addirittura d'arrivo. Sparate le salve. No, brutta metafora. Fate le domande interessanti. Un'altra mano alzata prima, che però forse c'era la stessa domanda sul cibo e quindi si ritiene soddisfatto. Di là verso il guscio. Lì c'è un saluto romano. Oh, mi è passata la voglia, ogni tanto quando c'era il problema delle prime domande lui diceva, oh, è una domanda, un saluto romano, ma sono 2 giorni che non mi va più. È che lo fanno così, quindi vabbè. È proprio... Me lo puoi dire come posso salutare, cioè come posso chiamare in maniera diversa? No, non lo so, c'hai ragione. Potevi battere il tacco pure. Dimmi. Ci penso. Io ti volevo chiedere come si chiama il libro sugli esili che ti hanno dato da leggere prima del viaggio. Allora, non mi ricordo come si chiama quel libro, ma in cambio ti posso dire che 2 persone che erano in viaggio con me, che sono Rojbin, che faceva anche da interprete, e Chiara Cruciati del Manifesto, stanno per far uscire intorno a metà di novembre, quindi tra, penso tra sì, una 15ina di giorni. Loro sono ritornate lì per 2 mesi e hanno dato alle stampe un libro che è molto più approfondito rispetto alla cultura yazida, alla storia yazida, eccetera, cioè ti contestualizza molto meglio di quanto ho potuto fare io nel fumetto. Il libro si chiama, aspetta, spero che me lo ricordo, se intanto qualcuno c'ha un'altra domanda ci pensa, perché aspetta. Allora, 2 mesi hanno sterminato gli ovini degli yazidi, evidentemente a questo punto, perché occidentali da nutrire per 2 mesi, ora sono tutti vegetariani. Allora, il libro esce con edizioni Alegre e aspetta, ultima cosa, un attimo solo. Madonna, che vergogna, d'altro, di fronte non so come salvarti a 300 persone. Allora, tu. Non so dove cazzo l'ho salvata sta cosa, quindi non mi ricordo il titolo, si chiama tipo non so. Comunque esce, se cerchi Chiara Cruciati forse già adesso sta in qualche copertinario, che cazzo ne so, e si trova. Voi capite che quest'uomo non fa pubblicità nemmeno ai propri libri normalmente, ora sappiamo perché, perché è pessimo a dire le cose sui libri che escono. Credo che siamo più o meno all'ultima domanda. Chi vuole l'onere di fare una domanda assolutamente gonzo alla fine di questo incontro? Questi fanno una cazzo di domanda, ti scrivono su Instagram e se non mi rispondi abbatti culo, ti dicono sei una merda, hai fatto i sordi, non mi rispondi. Ecco, prima che la facciate, vi faccio dei complimenti io. Prima stavamo mangiando un boccone tra le dediche del pomeriggio e questa chiacchierata e ci è stato chiesto dai librai, ma il vostro pubblico è sempre così carino? E noi li abbiamo guardati e abbiamo detto, io dico sempre che chi aspetta le dediche sa di dover attendere, per cui ha addestrato la pazienza, forse parte della carineria generale viene da questo, ma abbiamo detto all'unisono, sì, proprio così, pausa, e poi Michele fa, su Instagram sono delle merde. Ma questo perché l'altro giorno siamo atterrati a Palermo, lui aveva un messaggio di uno che dice ti pianto un coltello in pancia la prossima volta che ti vedo perché non posso avere un tuo disegno.
E non ha spiegato. Tra l'altro non è vero, cioè è uno che diceva io ti do una coltellata allo stomaco perché così impari a non farmi il disegno, ma in realtà a tutti quelli che si sono messi in fila io ho fatto il disegno, sei tu che non hai voluto fare la fila. Volevamo delle informazioni in più, del tipo scusa dovevi venire oggi o è una cosa del passato? Allora eravamo in questo cinema di Palermo, abbiamo detto se il signore della coltellata è in sala per favore venisse subito sul palco e evadiamo questa pratica e ce la togliamo, ma così non è stato, perché voi sapete che il mio ruolo è per quel caso lanciarmi al rallentatore dicendo nooo e prendere la coltellata, cioè io esisto unicamente per quello. Essendo però l'editore in realtà tu potresti fascettare la roba dopo. Ma la mia coltellata. Fascettami tu quando muoio perché ho preso la tua coltellata, che vuoi? La tua socia potrà fascettare okay. Per tutti. Ultima domanda, ce l'abbiamo qui in prima fila. Ciao, senti, io ma tu sei il nipote, sì. Madonna mia, mi dispiace un sacco per te, guarda. Ascolta, senti, io stavo pensando adesso, ho letto una striscia, mi pare, sulla problematica di lavorare con Netflix. Stavo, non so quindi in che rapporti tu sia, voi con la BAO, eccetera, eccetera, però stavo pensando, ma provare a sfruttare il canale Netflix per parlare di curdi e o di Yazidi. Allora, cioè Netflix è il male assoluto, potrebbe essere, però visto che tu ci hai collaborato. Perché il male assoluto? No, scusa, no, non è per male sapere. Allora, io ti dico evidentemente per come so io, come ho fatto coi fumetti, il fatto di iniziare col blog e con la profezia dell'armadillo, eccetera. Poi a un certo punto fare Cubane Calling, una volta che le persone si erano abituate a quel linguaggio, eccetera, è ovvio che tenderei a fare convergere le cose che mi interessano a un certo punto e a sfruttare quei canali lì. E bisogna capire quanto questa roba è fattibile o non è fattibile, nel senso che è evidente, non so se tu ci hai fatto caso quando c'è stata quella polemica, ma dentro Strappare lungo i bordi si vede una bandierina delle YPG sulla porta e questa cosa ha creato il panico, nel senso che c'è stata la Turchia che è impazzita per questa cosa, Netflix Turchia se l'ha vista brutta, nel senso che già sono persone che lavorano per gli americani all'interno della Turchia, quando c'è stata questa cosa... Diciamo negli uffici di Netflix c'era un po' il panico di quello che succedeva dal momento all'altro allo staff lì. Però intanto i curdi twittavano sì, intanto i curdi twittavano bici Ocalan, bici Rojava, bici Netflix. Faceva molto ridere questa cosa. Questo per dirti che è complicato, nel senso che non è una roba sicuramente che uno può fare con questa facilità e ti direi che è molto difficile, anche perché tra l'altro sono temi su cui io non è che posso averci un livello di mediazione, non è che per mettere d'accordo tutti posso dire sì ci sono i curdi che fanno questa cosa, però anche Erdogan fa tante cose buone, quindi evidentemente è molto complicato. Ho l'impressione, cioè a me, che prima o poi l'animazione possa essere sfruttata anche per parlare di questa roba, non so in che termini, fossero anche delle pillole di 10 minuti da un'altra parte, che cazzo ne so, una cosa del genere, o fosse facendo un discorso con loro di capire quali possono essere chiavi, secondo me non è una roba che in assoluto è impossibile, però è tipo coefficiente di difficoltà 100 milioni. Poi però se posso, ti ho fatto quella domanda non provocatoriamente, ma sarà perché Netflix Italia è la prima volta che fa da zero animazione? A noi ci vogliono bene e ci lasciano molto in pace. Infatti questa cosa della bandiera l'hanno scoperta dopo, non è stata una cosa censoria, e certi discorsi che facciamo ci fanno capire che sarebbero aperti a un'espansione in certi temi in un modo sensato narrativamente. E a me sta cosa che un'azienda americana è per forza malvagia, però la paghiamo tutti. Mentre per esempio una volta qualcuno sui social BAO ha scritto ormai si è venduto agli americani e io ho detto una cosa del tipo no, alla Cina DG, e fa no, magari! Io voglio dire, ma ti ascolti? No, più che altro la verità è che ti dico che riguardo alla possibilità di fare delle cose per un motivo, banalmente perché non c'è sta niente di indicibile nel capitalismo, cioè tutto quello che vende si fa, quindi se tu una roba la funzioni, se loro sono assolutamente in grado di assorbire qualsiasi tipo di cosa, ma ti dico che presentare un progetto come Strappare lungo i bordi, anche soltanto per non dirti la seconda stagione che sarà pure più complicata, eccetera, a Netflix e presentarlo alla Rai,
cioè la Rai dovevi dire caspita al posto di cazzo probabilmente, cioè era un cazzo di incubo, eh? Quindi effettivamente poi paradossalmente è più facile all'interno di quei canali lì che non all'interno dei dinosauri. Quando decidono di rischiare su una cosa rischiano fino in fondo, per cui se le cose succedono si può fare. Recentemente te l'hanno, proprio a Firenze te l'hanno chiesto e tu hai detto ma questo è il mio piano, la prima volta i cazzi miei, la seconda i problemi del paese, la terza il mondo. E io ho i miei piani quinquennali per ogni cosa, io in realtà sono una persona molto metodica. Come sei sovietico. Certo. Detto questo, tra un momento ci mettiamo allo scranno della vergogna per i firmadilli della sera. La cosa bella di questa sera non è che siete tanti, ma che avete ascoltato le parole di Michele, che vuol dire che sarà un po' più difficile che si spengano i riflettori su quella zona, anche se, come sanno i tedeschi, non si può più andare a vedere che cosa succede personalmente. Tutte le storie che qualcuno tramanda sono storie che sopravvivono, e a volte fa sopravvivere le storie, fa sopravvivere anche le persone di cui parlano, comprese quelle che non sono più vive. Per cui grazie e raccontatela. Una cosa però... Voi sapete che adesso sono i firmadilli, non potete arrivare con la foto di nonna, non potete chiedere la scena complicata, eccetera, sono i cazzo di firmadilli. Oggi una persona ha chiesto l'armadillo che guida un'automobile a forma di cazzo e questa roba non può essere riprodotta adesso. Ciao.